Buongiorno a tutti, quelli che mi stanno guardando. Oggi guiderò un treno particolarmente pesante, ben 120 vagoni, due locomotive in coda per aiutare e due locomotive davanti, perché effettivamente 120 vagoni, poi con la neve e tutto il resto sono un bel impegno. La tratta sarà di 7 km e rotti. Io ho già preparato preventivamente tutto, quindi faremo il viaggio da Maria Passa alla guida di ES44DC BNSF più 120 vagoni per arrivare a Coal Uppers. E quindi siamo pronti. Un attimino che si carichi, ecco fatto. Le luci sono accese. Facciamo così, un salto in cabina e cominciamo piano piano ad andare. Troppo forte perché sennò rischia di saltare le ruote, quindi c'è da andare molto in progressione. Un attimino fuori. Stiamo accelerando piano piano. Abbiamo al limite dei 25 km all'ora. Qui siamo in un paesaggio completamente invernale, sta nevicando ed eccoli che sta arrivando il treno. Tanto per farvi vedere quanti vagoni ci sono . Passiamo qua e facciamolo passare. Tanto vedete, ci sono ben quattro locomotive davanti. Quattro locomotive davanti. Siamo leggermente alti di velocità anche perché il peso è notevole. E non è facile mantenere la velocità giusta, specialmente se c'è un po' di discesa, uno magari è obbligato anche a frenare un po'. Andiamo all'ultimo vagone, cioè praticamente ci sono due locomotive dietro e quattro locomotive davanti. Abbiamo 7 km di percorso, che non sono tanti, però sotto questo tempo, con questo tempo qua e a questa velocità, ovviamente ci si impiega un po' più di tempo. Qui l'ETA me la danno per le 12 e 16 minuti, quindi teoricamente, visto che sono le 12.04, ci vorrebbero ancora 12 minuti per arrivare, quindi dovremmo arrivare, per lo stop bisogna andare un po' più veloci per rispettare l'ETA appena appena, ma lasciamo anche che ci sia un po' un leggero eccesso di velocità, l'importante
che non sia devastante. Insomma, un chilometro all'ora in più non succede niente. Ecco, come potete vedere, il treno è lunghissimo, ha ben 120 vagoni e tutti ovviamente carichi, quindi è pesantissimo. Tanto per dare un'occhiata al paesaggio invernale, è veramente stupendo. E qui vediamo che il treno se ne va, fino a sparire. E a un certo punto c'è un silenzio che soltanto un paesaggio invernale con la neve può essere, diciamo, silenzioso, no? Ecco, adesso cerchiamo di rallentare appena appena, perché ho visto che la velocità l'abbiamo superata. Adesso andiamo in cabina. Magari attacchiamo i tergicristalli. Vediamo un po' com'è la cabina dentro, eh? Qui parlo di velocità massima 75 mph, eh? Ecco la cabina come è fatta, è veramente bella. Tutti i comandi lì. Ho visto un film senza controllo, che giustamente guidavano una macchina del genere. E qua possiamo vedere effettivamente come sono i controlli. Cioè, io potrei guidare anche utilizzando questi controlli qua, ovviamente. Però dovrei allora guardare solo i controlli e non guardare il tempo. È molto interessante la macchina. È molto pesante. Ogni tanto suono perché non vorrei magari che qualche animale attraversi il binario. Possiamo anche aumentare la velocità. Ora che andiamo un po' più veloci, vi faccio vedere la lunghezza di questo treno. È veramente lungo, 120 vagoni sono veramente tanti. Ma hanno una potenza questi locomotori che è impressionante. E solo in America riescono a fare questi lavori qua. Lasciamo che passino tutti, così ci guardiamo un po' questa realtà, perché poi realmente queste cose succedono.
fianco le locomotive. È bello lungo, c'è da dire, anche da una vista così alta, effettivamente è lunghissimo. È 120 vagoni, mettiamo che ogni vagone sia 40 metri. Siamo qua, dobbiamo rallentare di brutto. Dobbiamo rallentare di brutto. Tra l'altro comincia una leggera discesa, quindi dobbiamo proprio rallentare di brutto. Tra l'altro stiamo pure arrivando, quindi siamo pure sulla direttura d'arrivo. Siamo pure in orario, siamo arrivati in orario, è bastato. Eccoci qua, e siamo arrivati. Spero vi sia piaciuto.